è un granchio più scuro. Basta, è solo quello. Sì, è un granchio più piccolo e più scuro, più saporito. Da a Fiumicino, dove sto io, ci sono. Ti piace Alessandro speciale sui granchi? Guarda, sì, ma ne siamo molto educati. Vi metto la sigla dei Super Quark che è andata avanti quanto ve pare. No, il foglio lo puoi strappare. Questo lo buttiamo. Buonasera e benvenuti ad una puntata speciale di Decore Podcast. Danilo da Fiumicino, Alessandro Pieravanti. Siamo qui in una location speciale per un'occasione speciale. Queste sono due puntate speciali che registreremo e che troverete sul nostro podcast, perché sono delle puntate registrate insieme a Peroni per tifare gli azzurri durante gli europei. Dove siamo, Danilo? Siamo in questo posto, e chiamiamolo Tutti Azzurri con Peroni. E io il paradiso lo immagino così, Alessà, perché un posto dove c'è la birra, cioè da mangiare, che è buonissimo. Ci sono diverse zone in cui puoi vedere la partita. Praticamente c'hai tutto il necessario per vivere qua. Io ci vivrei in un posto così. Quindi se vuoi restare qui, figata, proviamo a chiedere a Peroni di fare uno sforzo e di tenerti qua tutto l'anno. Io è un motivo in più per tifare la nazionale, perché capito, più va avanti e più io posso venire qua. Ma per chi è abituato ad ascoltarci, chi ci segue sa che in ogni puntata di Decore c'è un ospite. In questo caso c'è un gruppo di ospiti. Ci abbiamo tre sedie oggi, proprio abbiamo scialato. E noi li invitiamo subito sul palco e li annunciamo ospiti di Decore Podcast questa sera, Casa Surace. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Ciao. Figo. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao. È la prima puntata che facciamo con tre ospiti, giusto? Quindi è la puntata più numerosa. Noi proprio il minimo tre. Ci prendiamo spazio. Meno di tre non possiamo muoverci per contratto proprio. Ma noi dopo finito il podcast entrano i parenti da fuori. Cioè noi anche se siamo uno, noi sempre tre. Cioè potrebbero aumentare, giusto? Non è detto che non succeda. Nel frattempo. Arriva gente da Napoli col treno. E come è giusto che sia, mi sembra giusto fare un brindisi con voi, visto che certo, l'occasione è quella della partita. Sembra fatta apposta. Tra Italia e Spagna. Ma qua, birra Peroni per caso. Io direi di fare un brindisi. Ah, questo. Salute. Salute, bella fresca, bella fresca. Si guarda. Ma sta storia di guardarsi negli occhi quando si brinda, sbattere la bottiglia, ma è una cosa che è nata da poco o c'è sempre stata? Ma perché secondo me è una roba recente, poi insomma penso almeno una decina d'anni, poi ormai è recente questo. Chi l'ha inventato? Sì, non rompi coglioni. A Taranto. Come a Taranto? A Taranto fanno così. No, allora, invece quella di sbattere a terra così, lo sai, l'ho capita da un vecchiarello che faceva così, prendeva la bottiglia e sbatteva a terra e beveva. Ho detto, scusa, ma perché fai così? E lui ha detto, perché significa che è un brindisi che tu fai per quelli che stanno in terra e per quelli che stanno in cielo. Vabbè, e beveva. Ognuno ha la sua versione. Vabbè, bellissimo. No, infatti. E io ne ho visto anche un'altra, di buttare il primo sorso a No, quello era un'altra storia. Beh, secondo me. Vabbè, però quelli sono incrociati. Lo fai dopo la quarta, la quinta birra. Sì, di solito sì. Se andiamo sul vostro sito troviamo che Casa Surace è una factory e casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini, ma soprattutto una famiglia allargata da più di 4 milioni di fan sul web. Sì, però hanno sbagliato, volevano scrivere farmer in inglese. Fattoria, di fattoria. Okay. E quindi l'hanno italianizzato. Se fosse una fattoria, voi che animali sareste? Ognuno di voi. Io ce l'ho. Io sono la capretta, sicuramente. Perché? Perché così, tipo la capretta di Hercules, capito? Mi hanno sempre identificato. A me piacciono molto adesso le caprette, i video che girano. Io so, quando si spaventano, restano frizzate e cascano. Anche se io preferisco i panda che mangiano i bambù. Perché sono rilassantissimi. Passo giornate a vedere sì, i panda. Sì, io vedrei solo panda che mangiano i bambù. Il famoso panda da fattoria, no? Sì. Tu invece che animale? Io mi sento più un animale marino, un rancio felone. Granchio. Il granchio nero che si trova a Mare Chiaro a Napoli. Il fellone si chiama. Io sono un fellone. Che caratteristiche c'ha? Che è un granchio più scuro. Basta, è solo quello. Sì, è un granchio più piccolo e più scuro, più saporito. Da a Fiumicino, dove sto io, ci sono.
Ti piace Alessandro speciale sui granchi? Guarda, sì, ma ne siamo molto educati. Vi metto la sigla dei Super Quark, è andata avanti quanto ve pare. Avevo il foglio, lo puoi le questo lo buttiamo. Non so se l'ha mai visto. Sono le cozze. No. Il granchio fa schifissimo, è enorme, fa tutta schiuma, fuori, perché peloso. Poi dentro è buonissimo. Perché a Taranto ci sono le cozze pelose, capito? Ah, Invece ci manchi tu come animale. Guarda, come animale io il lupo, perché tra l'altro c'ho pure un lupo cecoslovacco, andiamo molto d'accordo, perché i lupi sanno vivere in branco, ma amano pure a volte essere solitari, e quindi mi ci rivedo molto nella... Ululu pure, sì. Diciamo. È quello filosofico. Lui è, capito. Sta in una fase molto... Alla terza birra ululo. Poi, perché lui è ingegnere. Hai detto tre cose bellissime, senza nulla togliere quelle che hanno detto loro, però le due... Grazie. Grazie. Fase, noi diciamo perché cazzate, non bevo da 4 mesi, quindi sono... Prepararti per oggi. Sì. Ce lo raccontate un momento decore di quando vi siete formati, cioè degli inizi di Casa Surace? Io ce l'ho, un ricordo. Non so se lo posso raccontare. No, allora, diciamo che secondo me abbiamo due ricordi diversi. Entrambi hanno a che fare con un brand, uno dei primi lavori che facevamo, entrambi di beverage, quindi non possiamo dire di che brand si tratta in questo caso. Però diciamo che i ricordi più belli dei lavori di Casa Surace hanno sempre avuto a che fare con... bevande, sì. Con dei momenti alcolici, sì. Quindi abbiamo perché girato. Vi piace essere idratati? Esatto, diciamo questo, sì, esatto. Ma il primo video che è andato bene, che vi ha fatto capire che forse poteva diventare un lavoro, che era una cosa, ve lo ricordate? Qual è? Io e lui ci ricordiamo la stessa cosa, cioè ci fu un video che si chiamava La vita con e senza terrone, che era un primo esperimento di sketch barra tutorial, e quello fu una, diciamo, fece dei numeri importanti. Quindi ci sembrò che da lì... Dillo. Non 17 dillo. Milioni. Non possiamo milioni. Dire. Nel tempo, milioni. Sì, milioni di visualizzazioni. Poi ce l'hanno cancellato. Questo sì. su YouTube. Questo era Facebook. Ah, Facebook. No, perché ce l'hanno cancellato, perché la parola terrone... hanno cancellato tutti i nostri video dove c'era scritta la parola terrone, perché era ancora, diciamo, in quel periodo lì, 8 anni fa, migratoria, e ci hanno cancellato tutti i video. Sì. Vabbè, però era detto da voi proprio. Lo so. Perciò è stato strano, non abbiamo mai capito perché. Anche perché non era offensivo. Quindi anzi. Vi hanno dato a voi dei razzisti. Esatto, sì. Hai capito come sta, sì, voi siete una rappresentanza di Casa Surace. Quanti siete in tutto? Ma tra parenti e amici, 150. Cioè, no, so. 200 ultimamente. 200, sì. Perché hanno avuto i figli, quelli che hanno iniziato con noi, quindi la generazione futura. No, siamo, diciamo, che giriamo in maniera costante intorno a Casa Surace, siamo pure una ventina di persone al mese. Perché poi tra chi lavora fisso, i dipendenti, le truppe quando giriamo i video, comparse, eccetera, eccetera. Hai detto 20 persone al mese? Al mese, o almeno. Al mese, ogni mese cambiamo. Noi paghiamo in persone, capito? Siamo 20 persone al mese. È quello che ti possiamo offrire. E voi che siete qui, voi tre, ci dite di dove siete, cioè dove siete nati, di che zona siete? Perché sta roba è difficile, da è complicata, diciamo. Perché è tutto sud. Poi ti dico un'altra cosa, vai, cominciano loro. Di dove siete? Allora, io sono di Sala Consilina, che è un paese in provincia di Salerno, quindi proprio a sud Salerno. Infatti quando parlo, cioè tutti dicono ma tu sei calabrese, ma in realtà sono ancora campano, quindi perché è l'ultimo comune a 90 km a sud di Salerno. E tifi che squadra? Io tifo Napoli. Napoli? Sì. Lui sta al confine, diciamo, tipo San Diego, Tijuana, capito? Sì. Noi invece siamo di Napoli, Napoli Centro. Io in realtà sono originario di un paesino in provincia di Napoli, però vivo a Napoli da quando ero piccolo. Dillo le radici. Sì. Dillo, Santa Anastasia. No, ai parenti. Ah, mio nonno era di Udine, parente di nonno. E tra l'altro in un'intervista... Quindi c'è una macchia. Esatto. È una macchia, una bella macchia. Tende a non dirlo. Tendo a non dirlo perché comunque è una cosa che si fraintende. Infatti in un'ultima recente intervista hanno frainteso mio nonno con mia mamma. E mia mamma ha letto l'intervista, ha detto mia mamma è di Udine, non è vero, già è rimasta malissimo. Ma Udine Nord o Udine Sud? Udine Centro. Ma visto che siamo a decore, secondo voi Roma è una città del sud? Secondo me il sud comincia da Roma. Compresa Roma? Sì. Ma Roma Sud o tutta Roma? Tutta Roma, poi Roma Sud, Roma Nord. Roma fare... Sud. Comunque io sono di Napoli Centro, diciamo. Sono l'unico nato, cresciuto. Unico e uno. Ci tiene a questa cosa. A via mezzocannone numero... 53. Telefono. Non posso dire che sta chiamando, quindi
Però la cosa bella è che facendo il personaggio pugliese, quando mi fermano dicono: ah, ma voi non siete pugliesi. Ma voi, io, per un fatto di reverenza. Mi danno del voi. E io sono l'unico che fa il pugliese, non sono pugliese, non c'è nessun pugliese a casa Suracci. Ma a Napoli c'è la differenza tra quelli del Vomero, quindi sì, tipo Roma Nord e Roma, certo, Sud, quindi certo, c'è il Vomero, sono i pariolini fondamentalmente, sì, no, sì, quindi Roma poi Nord, Montemiglio. Noi poi l'abbiamo scoperto negli anni, il Vomero è comunque una bella zona. Chi, certo, è del centro, quando eravamo piccoli noi lo chiamavamo il Vomito, per farti capire quanto lo amavamo. Siamo carini a Napoli, sì, e loro dicevano: quelli di giù Napoli, capito? Io sono del quartiere Porto, quindi capito, quello, giù a tutto. Per quello io ho sempre sposato questa cosa che Roma e Napoli sono veramente simili anche su queste differenze all'interno della città. Un'altra cosa è che sia a Roma che a Napoli sono tutti attori e comici, quindi è una cosa... È difficile fare il comico sia a Roma che a Napoli. Soprattutto la... Cioè la concorrenza spietata. Sì, ma la concorrenza più grossa è coi baristi. Secondo me sia a Napoli che a Roma c'è la categoria dei bairisti, sono dei comici inconsapevoli, sì, che stanno sul palco tutto il giorno, sì, e quindi... Poi è vero, c'è un rapporto veramente... Tra l'altro lì, questo è Decore Podcast, che viene identificato come un podcast estremamente romano, però Danilo è un romano che tifa Napoli, sì, e ha origini campane. Io sono mezzo sangue, mezzo sangue, diciamo, romano e mezzo campano, perché poi... Ho origini diverse in Campania, quindi... Guarda, l'esperienza mi dice che fra poco, come diciamo noi, usciamo a parenti, cioè se andiamo a indagare, perché allora... Angra è vicino al paese mio, 60 km, tu sei figlio, un nipote di... Mia nonna era di Torre Annunziata, quindi se ci avete qualcuno a Torre Annunziata potrebbe anche... Abbiamo la duccatrice di Torre Annunziata. E allora potrebbe anche essere. Ma Danilo, a proposito di Napoli e dintorni, ha preparato, perché lui è uno che studia, cioè non è che il podcast lo fa così, cioè lui sembra impreparato, sembra sempre, che invece è uno preparato. Io solitamente le mie domande iniziano sempre col suono del tasto, l'ho portato pure qua, quindi lo suono. Che verso è? Rifallo. Si sente, per la voce si sente. Coccata. Io proprio, onde evitare ogni luogo comune, Ho preso una serie di luoghi comuni su Napoli e sui napoletani. Vediamo. Voi mi dovete dire se queste, diciamo così, caratteristiche ve l'hanno date di serie oppure no, non ce l'avete. Cioè, ognuno di voi se ce l'ha questa cosa. Cioè, sì, quanto no, è sì, vero no, e quanto è falso. La prima è i campani, diciamo, i napoletani mangiano la pizza più di 3 volte a settimana. Personalmente è vero. Può essere vero. Sì. Fino a un certo punto sì, poi ho mollato. Poi sì. Cioè, io al momento no, ma la mangerei tutti i giorni. Stessa cosa da dieta, da segnare. Mamma mia, ma segnata assai, guarda. Poi gesticolano più degli altri italiani. Vero, questo sì. Ma perché abbiamo il microfono, altrimenti... Sì. Diciamo, anche se poi più scendi, peggio è. Quindi. Diciamo, siete abbastanza scaramantici. No. Tipo, qual stasera, è... pronostico per stasera? Stasera, Italia Spagna. Qual è la scaramanzia più strana che ci avete? Per esempio, che ne so, a casa mia non si può mettere la stampella, la cruccia sul letto. Porta male. Non ho mai capito perché, però porta male. Non lo so, però c'è una storia su questo, non me la ricordo. No, sì, però te lo farò sapere. Magari dovevo informarmi, però non lo so. Di solito nel calcio sono i posti, cioè i posti a sedere sono sacri. A Napoli si dice luocchi su peggiore scoppettata. Quindi sulla scala. Io ho visto l'ultima partita, abbiamo visto insieme, siete stati sempre in piedi. Infatti oggi, stasera Coppi. Oggi vi costa. Ci tocca. Continuiamo. Siete ingegnosi. È vero. Tutti vero, e tre. Sì. Io sono ingegnere, veramente. Sì, ti vergogni pure di questo, no? No, però faccio felicemente tutt'altro, quindi va bene così. Non si direbbe che ingegnere, ma lo è. Questo ce l'abbiamo anche noi, parlano a voce alta. Sì, io poi sono pure un po' sordo, quindi... Che è un altro stereotipo dei napoletani, perché parlando a voce alta poi si stonano a vicenda. Poi... No, io per esempio ho scoperto che per questo motivo non posso vivere in città sopra Roma.
perché è un problema sotto i 35 decibel, sì. Non sento bene. E quindi sopra Roma 35 decibel ho scoperto che è una conversazione normale, poi, tranne a Roma, a Napoli, a Palermo. Più vai su, più parlano piano, quindi arrivi a Aosta che sussurrano e tu non capisci niente. Non sento niente, io dalla Toscana in su non sento più. Infatti non gli hanno preso un hotel, ma un casolare, vero? Sì, è vero. Poi altre due restano. Tutti i napoletani amano i neomelodici. No, non è sempre vero questo fatto. Questi quasi, dai, qualcuno. Paradossalmente, sì. Io che non sono napoletano, lo amo di amo tantissime neomelodici. Dai, tre neomelodici, uno a testa. Li amano più quelli fuori da Napoli. Raffaello, Siciliani. Donatello e Michelangelo. Eppure ci sta. Il piccolo Anthony. Io Rosario Medaggio, mi piace molto. Ricordi. Piccolo Anthony non è più piccolo. Non è più piccolo, sì. L'ultima... Siete devoti a Maradona, quello, sempre sia quello anche io. Sentite ragazzi, siamo qui e quindi vi faccio la domanda di rito: che tipo di tifoso sei, che tipo di tifosi siete? Quindi siete da stadio, siete da divano, siete da bar, cioè come le seguite le partite, quanto ve la vivete con trasporto? Io me la vivo molto male, sono un tifoso di sentimento e per questo motivo ho scelto di non andare allo stadio. Per un motivo molto semplice. Mi sente male. Mi sento male. Cioè, mi danno fastidio le persone che fanno i commenti allo stadio come se stessero a casa. Quindi molte volte mi sono trovato a dire, oh, ma vattene a casa, cioè, veditela a casa la partita e quindi non vado più allo stadio. Vabbè, dovrebbero stare in silenzio. Esatto. O comunque non fare... Sì, devono stare in silenzio e tifare. Tipo teatro. Sì. No, io penso di essere più tifoso da divano, perché comunque mi piace stare comodo e poi magari se la partita è soporifera approfitti di fare un sonnellino, quindi... Io felicemente tifoso da bar, se no stavo qui stasera, stavo nel mio bar di paese con Maxi Schermo e via. Sei qua, guarda. La cosa bella è che mentre facciamo questa intervista ci sono dei biliardini. Questo sì. È un altro stereotipo degli italiani, se c'è un biliardino gratis si va. È la fine, può esserci sì. Chiunque. Ma la tu partita giochi. Nella partita. Sì, sì, sì. Sì. Danilo vorrebbe fare un dissing. Cioè, vorrebbe sapere da voi che ne pensate sì. Della stand-up comedy. Ah, e beh... Cioè, nel vabbè, senso... Sembra, cioè, come se già so che ne parlano male, no? No, no, allora... Mi faccio detto dissing? Cioè, sperava. Lui spera in un dissing. No, a me piace molto la stand-up americana, inglese. Quella italiana, a parte qualche nome che non farò, diciamo... Non mi fa impazzire. E questo è un mezzo dissing, vedi Danilo c'aveva ragione. No, io non essendo molto vicino alla vostra comicità, ogni volta devo dire che mi sento un po' magari denigrato da parte degli stand-up comedian, perché diciamolo, si sentono un sì, po' sì, intanto è un po' una setta un comunque, po' superiori, sì. Mentre secondo me un comico deve far ridere, poi come sì, far ridere sì, perché beh, viene passata d'accordo. Un po' come comicità un po' più intellettuale magari rispetto sì. A quella che facciamo più cattiva sì, sì. Sì. Mentre diciamo... invece l'Italia scusami, ha una tradizione di cabaret forte sì. Che diciamo messa a paragone sembra una comicità di serie B, invece secondo me non è vero per forza. No, che è più difficile fare stand up comedian in Italia, secondo me. Cioè, nel senso, alcuni comici di cui non farò i nomi mi piacciono di più perché hanno trovato uno stile più italiano. Cioè, è inutile fare stand up americana in Italia. Non so come dire. Quindi, quando viene fatta con un linguaggio giusto, mi piace. Però un nome che apprezzate si può fare. Ma sì, io sono molto amico di Francesco De Carlo, che mi piace, mi fa ridere. Sì. Montanini, diciamo, mi piace un po' quella un po' più black humor che va, ci va giù pesante. Perfetto. Perché così. Niente, dai, è andata. Io pensavo domani, casa Surace, fissa. Tutti gli stand-up, tutte le pagine. Le merde, non fanno ridere manco perché... Ho conosciuto De Carlo a Napoli in uno spettacolo. No, De Carlo è un amico, conosco, è bravissimo. Sì, questa è una versione ridotta di Decore Podcast che solitamente ha tutta una serie di domande e di appuntamenti. Decore Podcast che cos'è? Cercare di raccontare chi ci viene a trovare attraverso le cose che gli piacciono. E negli appuntamenti fissi che noi abbiamo, solitamente chiediamo qual è il tuo film decore, cioè quello proprio che non è il più bello, quello registicamente migliore, quello più impegnato, ma quello che proprio ti rappresenta, quello che ti vedi a Natale, quello che... Ma se mo dici così, vedete a voi, un sacco bello, devo... cioè, anzi Borotalco forse, ancora di più. Siamo da... Borotalco, quindi vai su... Una filmografia romana. Sì. Vabbè, restando in Italia, io vi dico... Ma Amarcord, l'armata Brancaleone. Una roba un po' su Amarcord sei andato comunque sul sofisticato.
pure Brancaleone, nonostante la comicità, però comunque. Io invece vado su Mamma, ho perso l'aereo, sai perché tengo, cioè io c'ho veramente, so, stivite. Forse quando è del 90, un film del 92, cioè sì. Io, forse non c'è un anno che non lo vedo e ogni volta che vedo è sempre... È giusto, il senso è quello, è un film che ti fa stare bene perché bravo. Poi c'è a Natale... Sì, sì, ma pure se non lo vede a Natale, un film che comunque quando c'è... Lasci, pur se hai iniziato, lasci il canale a quel diciamo, lasci quel canale lì perché te lo continuo a vedere. Però vederlo tipo con 40 gradi fa strano, mamma. Sì. Strano, sì. Ma devo provare questa esperienza. Domani sarà la prima cosa che faccio. Ti mando un messaggio. Più fresco, tipo aria condizionata. Credo che qui abbiamo 3 tifosi del Napoli, giusto? Certo. A occhio, sì. Quindi occhio. Non so se Danilo. Io, sì, questa è un'altra cosa molto social. Vorrei una formazione, però, da parte di tutti e tre, quindi un portiere difensore del Napoli della storia. Questa è la domanda più difficile. Diciamo, facciamo come formazione un 4-3-3. Vai. Partiamo dal portiere. Portiere per taglia... me è lui, Batman, taglia la tela. Quanto mi trovi d'accordo, perché è proprio generazionale, diciamo. Bravo, quindi. Indimenticabile. Poi taglia la tela in porta, poi... Terzino destro, da... Cristian Maggio. Mamma mia, bello. Sì, poi centrale. Centrale, secondo me uno tra Ayala, prima ne parlavamo, uno tra Ayala e André Cruz. Oh, il Napoli di Cicci Simoni. Io stavo dicendo la mia formazione. Poi l'altro, quindi tutte e due, Ayala Cruz. Facciamo no? Tutte e due, dai, sì. Oppure un centrale più recente. Koulibaly, dai, Koulibaly ce lo mettiamo. Koulibaly, va bene. Poi terzino. Terzino sinistro è sempre stato un problema nel Napoli. Ho sempre tenuto Aronica per 20 anni, quindi diciamo nella nostra infanzia. Io Grava, oppure uno dei più grandi pacchi della storia del Napoli, il grande Saber. Qualcuno mamma mia. Se lo ricorda. Però, no, io per esempio... Però io Aronica lo metterei. La prima Champions League del Napoli con Aronica. Sì, sì. In panchina ci metto Datolo. Che ha fatto un gol con 3-2. So, Alessandro, senti un po'. No. Escluso. Pensa che io vi dico, dice, è la loro, però io di pure la mia. Io una menzione particolare, primo panchinaro in difesa, io metterei Domizzi. Mamma perché mia. Ho dei grandi ricordi, uno dei più grossi rigoristi della storia del Domizzi calcio. Faceva paura. Poi centrocampo. E poi vedi, Amsi. Allora, centrocampo Marek. Amsi. Non a caso, non so se... Io ho la statuina a casa di San Gregorio Armeno di Amsterdam. Comunque siete 20, casa Surace, potete anche diventare 21 a questo punto, sì. Matusalem centrale. Matusalem da rigore centrale. Bello Matusalem. Matusalem. Sono fuori dei nomi bellissimi. Yeah, erano i Napoli. Sì, avrei detto Giorginio. Matusalem e l'altro. Il terzo a questo punto è Scooter Turrini. Se dobbiamo andare, c'è tra rigoristi. Chi? Arrivano dei suggerimenti. No, a questo punto metterei Tern, che forse è più... No, chi? Quindi è la vostra, è la nostra. Io metterei Turrini. Turrini va bene. Quindi Turrini, Amsic... Matusalem, mamma mia! Allora, mo... Questa va in Serie B. Sì, sì. No, ma Serie C l'anno che sta... Tridente. Tridente. Allora, per me Cavani. È impossibile. Cavani è il giocatore più forte che ha avuto dietro le punte, per forza... Però diciamo... Maradona escludiamolo, no, perché non è considerato. Sì. Così ci abbiamo una slot in più. Quindi i tre più avanti, forti. Cavani io ce lo metterei sempre Cavani, uno lo dice Daniele io che... ci metto Stefan Zouk perché grande. Ci sono gli anni della Serie C, diciamo è la mia infanzia proprio. E sono d'accordo. E tu? E poi? Guarda, il terzo io dico un giocatore che diceva Daniele, per me i ricordi dello stadio sono legati a lui, a German Dennis. Ah, è Tank. Pensavo che nominavate Lavezzi, non so. Sì, anche Lavezzi. Sì, però poi alla fine... E poi è difficile scegliere, siccome è Decore, il podcast Decore, io mi ricordo di Dennis, un sinistro sotto la curva al 91esimo, che non ha mai più fatto nella sua carriera. È andata peggio, potevamo mettere Aglietti. Io di mio saluto, e lo vorrei pure intervistare, Schwok. Grazie, che per Stefan. Grazie, ciao, Stefan.
grazie a lui è iniziato poi tutto, che è in assoluto. Lui è proprio, lui è diventato adottivo napoletano, spesso comunque, si becca al centro. Comunque, finito il podcast, ci andiamo a raccontare queste cose. Sì. Ci facciamo mettere una partita da Sandro non può capire. No, io mi faccio una birra. Scusa Ale che ti abbia messo squadra del Napoli. No, no, ma era un momento che a cui diciamo. Grazie, un momento bello, veramente. Vedo Danilo. Uscirà con le figurine. In panchina Mazzarri lo fa Alessandro e ora lo voglio. No, però si trova quella di Turrini, si trova. Sì, Scooter Turrini, che tra l'altro era, vabbè, questa è un'altra storia, nessuno gliene frega. Però era molto amico della mia insegnante delle elementari. Dici, no, chi se ne frega? Qualcuno può essere, c'è la tua insegnante elementare. Che magari la maestra, come si chiama, Francesca? Bruno, una sorpresa, c'è la tua insegnante. Qui con sì, no, che lui, ma io sai perché lo so, perché praticamente Scooter Turrini faceva l'allenatore della squadra femminile di calcio a 5 di questa ragazza, insomma, che era un insegnante. Ah, che è sempre una delle informazioni. A Roma sarebbe un grandissimo sticazzi. Però è bellissimo, è talmente assurdo che è stupido. Sì, a sorpresa abbiamo una delle 5 ragazze che giocava in quella squadra. Maestra Francesca in diretta con noi. Un'altra cosa che unisce l'Italia, oltre il calcio, è il mangiare. E a Decore abbiamo la sezione cucina Decore. Vi chiediamo il vostro, ognuno di voi, cavallo di battaglia. Quella cosa che fate magari o per fare bella figura quando avete qualcuno a cena che con cui te, no, che io ce l'ho, ma è diventato scontato. È lo spaghetto alla Nerano. Che però non è neanche più uno spaghetto, perché adesso lo faccio con la penna ormai ultimamente. Vogliamo aprire questo capitolo di... Lui ci teneva ad aprire il capitolo del falso storico dello spaghetto alla Nerano. Visto che voi fate sempre i falsi storici della cucina, vai. Lo spaghetto alla Nerano non si fa col provolone del Monaco. Si faceva. Non esisteva quando è nato. Ma diciamo che 20 anni fa neanche se... Cioè adesso è diventato molto molto social. Sì, sì, sì. Poi lo spaghetto alla Nerano sarebbe... Spiegatelo. Zucchine, fritte, basilico e misto di formaggi tra parmigiano, pecorino e provolone del Monaco. Sì, e in realtà è quello il disco, quello è un imborghesimento della ricetta, in realtà. Però quanto è buono. È buono, è buono. Però io lo preferisco con i formaggi misti. Quindi qual è il tuo piatto che cucini? Il mio piatto, il comfort food, è la Olive e Chiapparielli, si chiama a Napoli. C'è lo spaghetto Olive e Capperi, sarebbe tipo una arrabbiata romana Olive e Capperi però. Una sorta di puttanesca. Una puttanesca. Che a Napoli si chiama Olive e Chiapparielli, per indicare proprio l'oliva e il cappero. Quello è il piatto proprio che vai sempre più sicuro. Ah, bellissimo. Il mio piatto, che è stato poi anche un po' il cavallo di battaglia del mio personaggio in casa Soraccia, cioè la carbonara. Ah, vabbè. Il mio personaggio è nato che in un video, ti ricordo, stiamo facendo... il video era, noi facciamo la dieta e rispondiamo, ma quale dieta è dieta? Dovevamo inventarci sto piatto. Questo parliamo di 7 anni fa, e io tenevo delle uova in mano e proprio mentre giravamo il video dissi: ma quale dieta è dieta? Carbonara, perché le uova me lo spaccai in testa. Lì è nato il e da lì è nato il temerario carbonara. Si parla carbonara pure il 15 agosto o 40 gradi. Io te la so cucinare pure bendato in tutti i tipi. Classica. Se la carbonara... La faita tanto cremosa, a proposito di falsi storici, perché... Diciamo la carbonara come l'abbiamo conosciuta noi da piccoli. Sì, la pasta e uovo. No, non era sto zabaglione che si fa. Sì, la frittata. Era cremosa, però insomma, non così. Anche perché se era una frittata proprio. Era ben cotta. A casa si faceva ben cotta. Sì. Perché non si sa mai. Sì. Sì, quindi vero, tu la fai cremosa però. Io la faccio cremosa, l'unica cosa, tipo uno dei segreti che serve poi anche l'uovo, il rosso d'uovo. Farlo stare a bagnomaria, così lo pastorizzo un poco e quindi diciamo, prima conoscevi le galline che facevano le uova. Proprio per nome le conoscevi. Le conoscevo per nome, perché erano le galline che teneva mia nonna, mia zia. Ora che non conosci le galline è meglio tenerle un po' a bagnomaria. Però certo. Sono dell'idea che deve essere cremosa ma nemmeno liquida. Liquida, la giusta cremosità. Quindi lo fai solo per diffidenza verso le galline, non lo fai per sì. La salmonella. Non ci si può fidare più di nessuno, manco delle galline. Non ci sono più le galline di una volta. Invece, se dovessimo comporre un panino casa Surace, che poi Danilo vende nella panineria di questo, raga, io ce l'ho. Uno insieme, questo spacca. Per me, hamburger di maiale, friarielli, provolone e peperoni cruschi. Mamma è rappresentativo di casa Surace. Oh, no. Forse il crusco, sì. Ma allora, io siccome sono un po', sembra fatto apposta, no? C'è quest'asse Napoli-Roma. Io sono un grande fan della porchetta, ma proprio
cioè per me la porchetta da riccia non c'è, non c'è altro. Se vedo la porchetta, vedo solo la porchetta. Siccome sono napoletano e quindi friarielli, per me porchetta, provola e friarielli è proprio il panino perfetto. Io invece ti dico, se fai un panino mi fai con hamburger di scorpione. Ma non è che mi devi ordinare, Dani. Cioè, non è che non siamo noi da mangiare mo. Allora, da mangiamo. Porchetta provola e friarielli. Non da mangiamo. La verità è che Danilo ha visto. No, è la stiamo ordinando. Ha visto Patrizio che fa gli hot dog, ha visto... il toscano Mollica Osenza, ha visto le cose, dice mo ci penso pure io, faccio da ragione adesso. Però è vero, vedendo TikTok sembra che a Napoli vi mangiate solo i panini, perché no, invece non è così, diciamolo, perché anche i panini, anche i panini. La merenda era quella, la merenda. Sì, comunque sì. Hamburger di scottona, caciocavallo bello filante, melanzana alla scapece e insalata iceberg. Sì, ma mi sta venendo fame. C'è stato a fare fame. Ti sei imborghesito, René. Ti sei cavallo imbiccato. Mica sei imborghesito. Hamburger di scottone. Hai capito? Certo. Ma che è? Cadesse doppio. Poi melanzane alla scapece, come fai per i fanno che non le ho mai fatte. Come? Invece le zucchine. La scapece di melanzana. È la stessa cosa, però in melanzana. Sì. Siamo arrivati quasi alla fine di questo mini decore podcast. Vi facciamo le ultime due domande. Io farei un'altra ora a parlare della concia delle zucchine. Ma sì, io 10 ore. Noi adesso che facciamo? Spegniamo le telecamere, ci mettiamo al tavolo insieme, prendiamo le birre da mangiare e parliamo di tutto. Facciamo il backstage. E registriamo un backstage di Casa Suraci a decore speciale. Podcast. Allora, sempre una a testa. Quale superpotere vorreste avere? Un superpotere da, diciamo, da supereroe, anche inventato, un superpotere vostro. A me mi viene dire che manca nella vita dei supereroi il super pazienza. Ah, bellissimo. C'è uno che invece noi siamo abituati all'incredibile Hulk che si incazza sempre, no, si arrabbia. Ti immagino uno che quello so io, Dani, so io, ma non lo so, so io. Super pazienza. Non l'avevano mai detto, questa è la 55esima puntata di decore probabilmente. O 54esima. Sì. Comunque nessuno aveva mai detto la super pazienza. Perché ci sto lavorando molto, quindi dico che oggi in San Forma, non so se è sempre così, però sono 4 mesi di astinenza, cioè, senza alcol, vedi che gli avrei detto un banalissimo viaggio nel tempo, però adesso a questo punto è inutile, che lo dica a fare. Mi hai bruciato. No, viaggio nel tempo è più la macchina, diciamo. Proprio... No, che tu puoi viaggiare avanti e indietro nel tempo a tuo piacimento. Cioè, tipo, adesso vediamo, capito? Finisco di vedere la partita, so esattamente come va a finire, torno indietro, mi gioco un sacco di soldi. Capito? È un bel potere, cazzo. Che è super truffa, allora. È la super truffa, questa. Io pensavo una cosa romantica. Io vorrei il teletrasporto, solo perché mi scoccio, sono pigro. Cioè, vorrei stare in un posto senza tempo. Il teletrasporto è uno dei più gettonati, perché effettivamente il viaggio è proprio faticoso. Ma non è il viaggio il senso della vita, direbbe, perché l'ultima fase è quella un po' marzulliana, no? Il saggio dice il più bel viaggio è quello di ritorno, no? Anche chi parte sa da cosa fugge, ma non sa che citazione. Esatto. Non mi hai fatto la cosa più bella di Milano è il treno per Roma. Dani, la domanda che aspettavo di più era davvero, e dai, la facciamo. Il vostro reparto preferito al supermercato? Salumi e formaggi senza proprio a mani basse. Come dice mia mamma, un reparto schifezze. Quello dove ci sta proprio patatine, cioè tutte le cose imbustate, roba da bere, cose. Nel gergo comune il reparto non compra schifezze quando andava a fare la spesa, quindi però per me resta il miglior reparto. Cioè tutti vanno, io sgommo in quello. Io invece da buon nordista, quindi freddo, dico i surgelati. Il reparto dei surgelati, bello con le signore. Okay. Io quando vedo salume e formaggi mi incanto proprio, mi fermo davanti al banco e non capisco più niente, quindi è un'estasi. Lo chiamano dall'altoparlante, c'è un pazzo che sta qui da due ore che fissa una porchetta davanti alla coppa. Siamo arrivati alla fine, prima di farvi l'ultima domanda, perché ce n'è ancora una, noi ringraziamo Peroni che ci ospita questa sera a Officine Farneto per tifare gli azzurri. Ringraziamo i nostri tecnici Daniele Martinis alla camera e Matteo Pieravanti alle registrazioni. Grazie. E Dopcast che ci produce. E vi facciamo l'ultima domanda prima di lasciarci e di stare tutti insieme nel prepartita. L'ultima domanda è questa: noi facciamo riferimento alla favola di Peter Pan. Nella favola di Peter Pan e poi nel film Hook Capitano Uncino, i pensieri felici servono ai bambini sperduti a raggiungere l'isola che non c'è.
L'isola che non c'è è un posto di tranquillità e di serenità. È un posto che servirebbe molto anche a noi. È quel posto dove ci rifugiamo con la mente quando le cose vanno male. Allora, la domanda è questa. Voi, per raggiungere l'isola che non c'è, cioè per stare un po' più sereni nella vita, a quali pensieri vi attaccate? La sera, quando ci avete avuto una giornata complicata, a cosa pensate per avere un sorriso dentro che vi fa addormentare sereni? Per me, dico, diciamo, la risposta è mai smettere di sognare. Cioè, è una cosa che io non... cerco di non di sognare sempre, quindi al di là di quello che accade, sognare aiuta la mente, aiuta poi a pensare che un domani si arrivi a questa felicità, pur che non arriverà mai probabilmente, o se arriva tu punti sempre, sogni sempre, e quindi sognare ti aiuta molto ad immaginare che domani sia sempre migliore del giorno precedente. Come mi sta piacendo troppo. È incredibile, cioè, no, per quanto sia banale, io penso molto ai bambini, l'ingenuità dei bambini, per quanto sia banale il fatto di non avere sovrastrutture nella vita e quindi dire sempre ciò che si pensa, quindi hanno una vita senza ansie. Ma io una cosa in particolare, diciamo, ci sono alcune serie TV del cuore di quando ero piccolo e guardo da sempre, 3-4, e quindi sono, io mi rifugio là, mi rifugio nel cinema, nelle serie TV, nelle canzoni che ascoltavo quando ero adolescente. Quelle sono le cose che mi rendono felice, al di là di più dei ricordi veri di quando ero piccolo. Ricordi costruiti su l'arte di altri. Okay. Grazie a Casa Surace, a Decore Podcast. Una produzione Dopcast.